Presso l'oratorio Ennio Incontro della Chiesa Regina Pacis, in occasione del 60° anno dell'enciclica sulla pace, si è tenuto l'incontro Pacem in Terris, organizzato dal MEIC, Movimento Ecclesiale d'Impegno Culturale, e dall'Azione Cattolica Italiana. La Pacem in Terris fu l'ultima enciclica pubblicata da Papa Giovanni XXIII l'11 aprile 1963, quando il pontefice era già gravemente malato. È una delle encicliche più famose e dibattute e costituisce un inequivocabile mezzo di rinnovamento e cambiamento politico, cui il pontefice aveva voluto dare inizio con la convocazione del Concilio Vaticano II. La Pacem in Terris è, diciamo, il testamento spirituale dal punto di vista della dottrina sociale della Chiesa di Papa Giovanni XXIII. Pochi mesi dopo la sua pubblicazione, Papa Giovanni XXIII ci lascerà e quindi rimane come un documento storico di importanza fondamentale nella storia della Chiesa, ma anche nella cultura contemporanea. E abbiamo voluto ricordare al 60° anniversario della Pacem in Terris questo momento per riflettere non soltanto sul valore storico del documento, ma anche sulla sua straordinaria attualità. Nel momento che stiamo vivendo di particolare tensione internazionale, la Pacem in Terris ci ricorda come il ruolo fondamentale della Chiesa, che non è una Chiesa dell'Occidente o dell'Oriente, ma è una Chiesa universale, si rivolge a tutti gli uomini di buona volontà, invocando la pace come dono del Signore. Siamo a 60 anni dalla Pacem in Terris, quindi dal momento in cui Papa Giovanni XXIII diede alla luce questo che poi in fondo fu il suo ultimo lavoro. Ed è un'occasione quanto mai attuale per riflettere sul problema attualissimo della pace che purtroppo investe tutto il mondo. E sembra quasi essere stato foriero il nostro Papa Giovanni XXIII di qualcosa di cui egli parla come molto vicino, sebbene sia a quei tempi da poco finita la Seconda Guerra Mondiale. Perché viene pubblicata questa enciclica, viene data alla luce nel 1963 e ancora oggi noi non soltanto desideriamo parlare di pace, ma fare realmente qualcosa, per evitare una guerra.